Allora, buonasera e benvenuti ad uno speciale Mondo TV 24, nel quale questa sera sentiremo finalmente le parole di Alessandro Zarino circa la sua relazione con Veronica Burchielli, proprio perché questi giorni, anzi già da settimane, se ne sentono a dire di tutti i colori, che si sono lasciati, che stanno insieme, che ci sono dei motivi a noi sconosciuti e quindi Mondo TV finalmente questa sera ha deciso di intervistarlo. Quindi partiamo subito con questa intervista e vediamo quello che Alessandro Zarino avrà da raccontarci. Apritemi il collegamento. Ciao Ale, Lorenzo, eccomi. Ciao. come stai? Tutto bene, tu? Abbastanza bene, Tra grazie, come sei? palestra e fai il Ah, cuoco? mi segui ogni tanto sulla Ma io le palestra, sì. seguo tutte le storie, tutta la roba che prepari da magnà. Ah, mi sono divertito troppo ieri a fare quei pancake, ora erano Mi buonissimi. devi dare la ricetta. Io pure sto a Buonanotte. dieta, non te crede che Ti ci sei sei messo a solo te. dieta, e come mai? E cose un po' personali, diciamo. Però, no, Vabbè. vabbè, Ah, mi principalmente se hai per la bisogno di qualche salute, consiglio, eh. Ah, io sì, ti certo che chiamo. ti chiedo, ma principalmente lo faccio per la salute, perché proprio dell'estetica non me ne frega niente. Tutta una questione. No, è normale. Uno lo fa prima per il benessere Certo, certo, personale, certo, poi certo. dopo che uno si vede meglio e va bene. Certo. Ok, allora, volevo partire così, magari se ci fai un po' chiarezza, perché tanto te ne sarai accorta anche tu questi giorni, Sì. ma da settimane se ne sentono di tutti i colori. Alessandro e Veronica non stanno più insieme, Sì, Alessandro e Veronica diciamo che stanno i insieme. social sono un po' strani. Io in questo mondo è da poco che ci sono entrato, cioè nel senso non credevo fosse una cosa così grande e così seguita. E diciamo che non, io essendo molto lontano da Veronica, cioè Veronica vive molto molto lontano da me Perché e non sempre. non convivete, giusto? Non ancora, non ancora, perché giustamente io ho tanti progetti ancora da realizzare, cioè nel senso, ci siamo messi un po' d'accordo sulle cose. Lei purtroppo deve andare a Roma. Io tra Napoli e Milano ho i lavori a Milano, nella moda che ho iniziato da poco. A Napoli sto cercando di tornare in Italia, sto cercando comunque di costruire di nuovo una base. Ci sono in programma dei progetti con mio fratello e tutto il resto, quindi non ho ancora un posto dove poter veramente stare, anche perché a Napoli sono a casa della mia famiglia, cosa che tante persone magari non sanno. Io sono andato via tanti anni fa e mia mamma ha una casa molto piccola che vive con mio fratello, quindi io non sono proprio a casa, cioè sono ospite, anche se volessi. Certo. Ho fatto di tutto per vederci con Veronica, siamo stati a Milano tanto tempo, è stata qua a Napoli da me, ho preso una casa per 2 mesi per star con lei, poi siamo stati insomma a Roma insieme, siamo stati molte volte insieme, però purtroppo io vengo da una situazione un po' particolare, molte persone non sanno che io ero qua in vacanza e sono stato scelto per partecipare a non a Uomini e Donne, ma a Temptation Island. Ma io ero qua in vacanza, io ho lasciato ancora tutto in Australia. E mia mamma, che voleva insomma che io tornassi in Italia, mi disse: Ale, partecipa a questo programma, vedi, dai, tanto ce la fai con il tempo, poi riparti. E mia mamma mi convinse, insomma, io partecipai a questo programma. Dopodiché, finito il programma, dovevo ripartire. Non mi hanno fatto partire perché mi hanno detto che volevano far propormi un'altra trasmissione che io non conoscevo. E mi hanno proposto questa trasmissione, così con lì con lì. E mia mamma ha detto: Dai, mamma, non capita tante volte nella vita, poi lo sai, sono stato tanto Certo, tempo fuori. le La esperienze famiglia. bisogna prenderle La sempre al volo. famiglia poi è poi la famiglia è Certo. fondamentale, insomma, erano quasi 4 anni che non li vedevo, no? Quindi ci sta. Ho partecipato, ripeto, l'esperienza è stata quella che è stata e si è Sì, vista. tutti l'abbiamo vista. Nel bene e nel male ho imparato tante cose e sono contento di aver trovato comunque Veronica, che è una brava ragazza, e sono contento dell'esperienza perché nel bene e nel male, ripeto, ho imparato tante cose.
Detto questo, insomma, vorrei che le persone capissero che c'è una vita, nel senso, io facevo lo chef in Australia, insomma, avevo il lavoro là, avevo casa là, tornato in Italia, io non ho una dimora, non ho una dimora e sto cercando di studiare ancora, io studio tutti i giorni in inglese, sono alla fine di questo master. Cerco di studiare e di portare avanti un progetto che è molto molto grande nella mia città, visto che devo restare per un po' di tempo in Italia, poi magari fatto questo progetto, riuscito a portare a termine questo progetto anche per la mia famiglia, ripartirò, vediamo. E il tempo materiale e la lontananza e i posti è tanta, non è poca, ok? Nel tempo, insomma, quando avevamo tempo, io ho sempre cercato di vederci. La gente, giustamente, non, seguendo la storia, non mi vede insieme a Veronica. Però io non è che tutti i giorni mi posso Ma mettere, certo. no, ma mi posso mettere sui social che io non ho mai, che io già da poco sto iniziando a parlare nei social, perché io spesso non parlavo. Cioè, e mi devo mettere a fare Veronica così, Veronica di là, quello è un po' di vita privata, io non sono abituatissimo. No, ma penso che siano state più che altro delle risposte che avete dato, non mi ricordo se tu Sì, over no, poi c'è su stato ah, sicuramente ok, un vai. momento, c'è stato sicuramente un momento nostro che abbiamo avuto delle difficoltà, ma ripeto, la Ci lontananza sta, ci non fa sta. benissimo. Certo. Magari Veronica è comunque 21 anni, ha bisogno anche lei giustamente di stare più vicino alla persona a cui tiene, che è fidanzata e tutto il resto. Io ci provo, però non sempre riusciamo a stare insieme. Ma la colpa non è, cioè, nel senso, il No, problema non è solo certo, questo, e non non è è colpa solo di nessuno. mio o magari sua. Poteva Ci capitare anche a siamo. lei, invece, cioè, No, al vabbè, ma posto questo. tuo. Assolutamente, assolutamente. Sì, c'è stato un momento, però due persone si vogliono bene, insomma, ci tengono e si ritrova la soluzione. Io ripeto, vengo da una situazione un po' particolare, sono molti, molti anni che ho avuto difficoltà ad innamorarmi. A chi lo dici? Quindi no, però siamo contenti, cioè, nel senso, stiamo cercando di portare avanti dei progetti per poi cercare di stabilirci da qualche parte in modo che abbiamo una base per poter stare insieme. Fare Certo. avanti e indietro in questo momento, così un giorno, sì, un giorno no, io perdo solo un sacco di ore e tempo, perché Poi ci sappiamo sta che. comunque anche cioè dal percorso da dove venite entrambi, che non è stato proprio il più Non lineare è stato il ma possibile. no, ma beh, ma guarda, non è stato Quindi il ci più sta. lineare possibile e io non ho capito niente Ma di immagino, quella perché situazione. cioè, la gente finché non ci si ritrova dentro non riesce a capire. Cioè parla Bravo. tanto per fidate. Parla. Io, guardami, parlavo molto poco. Io parlavo molto poco perché sono una persona non molto loquace, però capivo, Eh guardavo, certo, insomma. mica sei stupido, E voglio non dire. era una situazione, non era una situazione per me, non era assolutamente una situazione per me. Non sono abituato ad aggredire le persone, non sono abituato, insomma, a tante cose. E mi sono ritrovato all'interno del programma così, seduto proprio in una posizione che magari non mi competeva nemmeno, perché si vedeva palesemente che non ero un ragazzo che gioca, fa e dice con le ragazze o magari le risponde male, cioè non sono abituato, io ho mia mamma e mia sorella, sono cresciuto con loro, Ma non potrei certo. mai trattare male una ragazza o mi dispiace anche se si offendono, questo è un problema. Che poi in quel programma se si offendono, si offendono, capito? Sì, Iniziano mamma mia, a sbagliare. certi casini. Quindi a Eh posto, sì, cioè comunque. tutto bene, voi No, continuate. no, 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 ma sì, tutto bene, cioè nel senso, se non siamo un. Io pensavo, ho ricevuto tante di quelle richieste di sponsorizzazioni, di cose con Veronica, anellini, braccialetti, anche se pagano, addirittura pagano anche tanto, io questa cosa non me l'aspettavo, però sinceramente io non riesco come tante altre coppie che ho visto, a mostrare tutte queste cose. Ci Tutta sta questa all'inizio facilità, che magari.
Ci Ho sta capito, sì. all'inizio che una persona si va a vedere con la fidanzata, magari si fa un viaggio, magari si sta insieme, Vabbè, si scherza un po', si ride, però non è che uno penso tutti i giorni è vero. non ci sia niente di male finché magari si tiene comunque una linea soft, che la coppia Ma non diventi l'unico assolutamente, motivo, lo assolutamente. Ma sponsor. se non posti una foto con la tua fidanzata, o se magari per un più di 3-4 giorni non si vede la tua fidanzata nelle storie, o magari nella tua vita, impazziscono. Cioè, io in Pensano che. palestra. Sto in palestra, sto messo una. Io sto facendo un percorso molto Sì, importante nella ho mia visto, vita ho per visto. quanto riguarda l'attività della palestra e tutto il resto. Studio tanto e mentre sto studiando, ma Veronica, sotto le storie. In palestra, ma Veronica. Il Potevi metterci pancake, un cartoncino grosso, te lo giro una su Dio, sagoma. sotto il pancake che ho fatto ieri, ma Veronica, non ci potevo credere. Cioè, la gente Sì. impazzisce per queste cose. Io preferisco, guarda, ti dico la verità, sono sincero, non mi interessa niente. Mi hanno defollowato 10.000 cristiani, secondo me. Vabbè, ma Ma che te vabbè, frega? no, no, ma va benissimo. Io va bene. L'importante è che le persone seguano una persona Perché la perché è ritengono. quella persona e che Bravo. possa dare qualcosa a sti ragazzi e Certo. alle persone che mi seguono. Perché se mi devono seguire per una love story o magari una. Io non sono un romanzo, un film d'amore, Certo. capito? Allora preferisco che una persona non mi segue proprio. Perché poi se mi devono scrivere tutti i giorni Veronica e Veronica, mi stanno facendo venire Guarda, ma a te manca, a me, cioè perché t'ho invitato qua? Perché anche a me me ne stanno arrivando tantissime, cioè. Di Poi io, ogni vabbè, giorno. rispondo, dai ragazzi, non pensate subito male, per carità. A me fa Però. piacere Certo che la storia che che lo abbia so che abbiamo interessato partecipato ad un programma tanti televisivo dove italiani. le persone si emozionano, perché io poi l'ho Certo, ci capito tengono. dopo. Sì. Io l'ho capito, ci sta. Però Però fino a un certo punto. c'è chi Chi riesce va a oltre? mostrare tanti lati della vita privata e chi magari è un po' più privato e cerca di fare altre cose, cerca di. Perché poi, insomma, io non sono mai stato così espansivo cioè, nelle mie cose. Ho avuto tanti problemi nel mio passato e sono sempre stato una persona molto riservata. E mi dà anche un po' fastidio quando una persona. Ma con Veronica Assilla. ti sei litigato, ma Sì, stai sì, sì, insieme, sì, sì. sei. Anche perché nella vita reale ci sono anche problemi nella famiglia in generale, nella vita di tutti i Che giorni. sono più Allora ci si mette importanti. Che quello. sono più Ci si importanti di una mette, sono relazione. più importanti Certo. perché il bene, il sentimento c'è, capito? Verso Veronica e Veronica verso di me. Cioè, però ci sono anche altre cose nella vita. Uno non può pensare sempre, cioè io non vivo per l'amore, cioè, capito? Io devo Certo. vivere. Cioè io devo mi devo ricostruire, per me non è facile. Guarda, io ho quasi 30 anni. Cioè io ho quasi 30 anni e sono tornato di nuovo in Italia. Senza avere un nulla, un lavoro, nulla. E guarda, non sto accettando nulla per quanto riguarda bracciali, cose, cioè, tutte stronzate del genere. Non sto accettando nulla perché non mi competono. Non sono cose che so fare, le televendite. Quindi, devo comunque ricrearmi da capo e non è facile. Non è che prende uno che va a convivere a Milano, sì, 7-8 mila euro così per prendere una casa, perché le case poi costano in questo modo. Certo. E prima di posizionarmi in una città, devo comunque capire dov'è che io devo andare a costruire di nuovo la mia vita a 29 Poi, anni. Non sono soprattutto uno con chi? stupido, Con chi devo? soprattutto con chi? Quello penso. Non sono uno sprovveduto, credo. Cioè, anche perché poi quando si fanno i passi più grossi. Più grossi della gamba, dopo sì, Bravo. io l'ho fatti, Dopo, ecco, ecco perché ho appunto, già chi lasciato l'ha il fatti, gioco. la prima volta ci caschi, perché tanto ci caschiamo tutti, no? Delle Bravo. cose, però dopo la seconda volta magari uno dice, oh, fammici pensare 2 minuti in più. Per Bravo, 2 minuti in più. No, dirti. per il resto va bene. Noi ci sentiamo tutti i giorni, ecco, Veronica, io faccio 2 videochiamate al giorno. Ma comunque secondo te, cioè lei si è mostrata comunque con le stesse, che ne so, qualità, caratteristiche, carattere del Molto programma, oppure hai notato differenze fuori?
No, 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 Cioè, magari là infatti dentro si no. sentiva troppo attaccata, allora non faceva magari vedere la vera. Che Ah, sì, dici? molte cose sì, molte cose sì, lei è molto espansiva, cioè nel senso nell'affetto, mostra molto affetto, cosa che magari all'interno del programma non ha fatto, però va bene, cioè nel senso io l'avevo capito, ecco perché poi fino alla fine ho resistito, no? Nonostante il tutto. E no, devo dire la verità, Veronica si è rivelata veramente una grande scoperta all'esterno. Che poi, ripeto, abbiamo avuto poco modo per conoscerci, quindi quello che veramente ci lega o magari ci sta legando è perché ci stiamo conoscendo fuori veramente. Cioè, all'interno del programma tu Ma sembra che certo, ti conosci, ma non ti conosci uno proprio. fa vedere l'1% della Ma no, persona, ma è un tanto. 40. Io la vedevo una volta a settimana Appunto, è 2 ore a per 30 settimana di minuti. Quindi registrazione. Sì. ci può anche stare che molti lati del suo carattere all'esterno non mi piacciono e può essere che un giorno ci lasciamo, ma è la vita. Ma È la più che vita. E lecito. vorrei che le persone vivessero tranquille, capito? Vorrei che la gente stesse tranquilla su questa cosa, perché io non farei mai del male a lei e lei non farebbe mai del male a me. Se ci lasciamo, siamo due persone mature e lo sappiamo entrambi. Ci lasciamo. Se stiamo insieme, riusciamo a costruire qualcosa, ma che ben venga, sono felice, cioè nel senso. E la vita è questa, non è che uno mo vive, si fa vedere sempre in giro con la fidanzata, così così perché deve fare il bello, Foto. la bella coppia, cioè, a me non mi interessa niente di queste cose. Io prima di vivere queste esperienze vivevo in Australia, da solo, con una bicicletta. Sul mare tutti i giorni, cioè io queste Dimmi cose la verità, se stava meglio. io penso tutti i giorni alla mia casa in Australia, io penso tutti i giorni e amo la mia famiglia, voglio bene Veronica, però io ci penso tutti i giorni e ogni giorno penso ma Tanto dove vado. prima d'amare gli altri, prima di avere una relazione sentimentale con gli altri, Bisogna bisogna ritrovare se stesso. starsi. Sì, perché se tu in un paese. Non, io sono andato via perché non stavo bene. Io lavoravo nella moda, cosa che magari tu non so se sai o meno. Io ho No. lavorato per 8 anni nella moda a Milano. Ho fatto delle cose grandissime nella moda. Cioè, io ho lavorato per Vuitton a Parigi, ho fatto Versace, Dolce & Gabbana. Io ho lavorato tantissimo nella moda e lavoravo tantissimo. Ho lasciato un contratto di Versace di circa 2 anni e mezzo ancora per andarmene in Australia da solo. Ho lasciato tutto, ho venduto macchina, casa, ho venduto tutto. Per andare a trovare, avevo soldi, facevo viaggi, facevo la moda che comunque tante persone vorrebbero fare. Io ho lasciato tutto per star sereno, avevo bisogno di una tranquillità che in Australia finalmente da solo avevo trovato. Avevo trovato. Tornato in Italia, per me è stato devastante. È stato devastante. Perché ancora oggi io in Italia non sto bene. Non sto bene. Vivo, non posso vivere di ricordi dell'Australia, non posso vivere di, guarda che stare 4 anni da solo in Australia non è Lo semplice, da so. solo, io non conoscevo nessuno. E ho lasciato tanto per avere niente. Io sono partito da fare il cameriere, ho fatto addirittura il costruttore, ho fatto il lavapiatti e sono arrivato a diventare chef. In 4 anni sono diventato chef in un ristorante famoso a Sydney. Dal cameriere sono passato all'aiutante chef e Mamma mia, l'aiutante chef sono tanto diventato chef. tanto è Ed ero il così, primo eh. chef. Si fa sempre la gavetta, no? Come si dice. È normale, fa sempre la gavetta, bravo. Poi Però ce l'ho sono avanti. fatta, ho fatto lavori che magari non mi competevano, però mi sono messo alla prova in un paese che non parla l'italiano, dall'altra parte del mondo senza la famiglia, non avevo amici, non avevo persone con cui mi potevo appoggiare. Sincero, ho sofferto tanto all'inizio Ci perché credo. non sapevo se avevo sbagliato o meno la mia scelta, però l'ho fatto. Tornato in Italia, io devo ripartire da capo, devo ripartire da capo. E sinceramente io non voglio dare un. No, non voglio, voglio avere un futuro. Non voglio vivere sotto al ponte con una ragazza, capito? Come devo far capire? Anche se mi devo No, costruire capito. qualcosa,
devo star bene e devo poter dare alle persone che mi stanno a fianco. Ok? Certo. Devo poter dare un Per una qualcosa, non famiglia si anche vive futura, alla tanto. famiglia anche futura. E non si può vivere, non si vive solo d'amore. Ecco quello che voglio far Sì, capire alle sei persone. stato più che chiaro, capito? Sì. Questo è quello che poi credimi, studiare in inglese Lascia è perdere. Io sono devastante annegato per perché, praticamente l'inglese già è l'inglese. difficile, Lo so, lo già è so. difficile, sì, ma l'inglese studiato hanno dei vocaboli tecnici che sono difficilissimi. Non è il parlato, perché Lo nel so. parlare poi ci parli, ma il tecnico è difficilissimo. E detto questo, mettici la dieta, mettici lo sport, tutto il resto, insomma, è una vita un po' complicata. Ah, poi sto facendo, non in modo lo dico a te, una cosa che non sa Ah, nessuno, perfetto. quindi ti dico una cosa. Esclusivo. Ci sarà in progetto con mio fratello, quando sono tornato dall'Italia avevo intenzione di aprire un grandissimo centro a Napoli. Vediamo se ci riusciamo, ma magari, forse Dai, ci siamo quasi. speriamo. Ci Io ci siamo credo, quasi, dai. siamo in collegamento con gli australiani anche, che ho preso contatti con loro tanti anni fa, di un grandissimo centro qua a Napoli di sport, di CrossFit. Vediamo, ci siamo quasi. Poi anche ho Quindi. visto che hai fatto anche l'esperienza da amici, no? Hai allenato i ragazzi. Ah, sì, quello per me è stata una bellissima esperienza. Perché è quello che mi piace fare, quello che mi piace fare. Amo la condivisione con i ragazzi, con le persone, con le ragazze. Ah, mi piace parlare, mi piace conoscere. Se posso aiutare in qualcosa, perché il coach di CrossFit, che sia di sport, fa anche un lavoro mentale, Certo, ok? psicologico, Quindi sì. è bello poter parlare e chiacchierare con le. Poi sono ragazzini. E se imparano qualcosa è stato spettacolare. Va bene che poi esce in televisione, non esce, non mi interessa niente, non me ne importa. Mi è stato proposto quando, insomma, Veronica è salita sul trono, mi è stato Sì, infatti proposto e qualcuno perché, cioè io ti dico quello che c'è dall'altra parte, no? Molti avevano visto come se era un ripiego, come se fosse stato un questo ti ripiego, dico la verità, però questa è no, una. non Io penso che sia questo non stato. lo so, io questo non lo so. So solo che Però, mi è stato hai colto l'esperienza proposto. e Mi è stato quindi. proposto, una cosa che mi rende felice e che studio tutti i giorni e che poteva rendere felice magari la mia famiglia. E io l'ho fatto, ho Certo. partecipato. Perché no, se è una cosa che amo fare e faccio nella vita? Perché no? Ok. Quindi questo è tutto, voglio solo rasserenare le A persone posto. che la vita continua e non si vive solo d'amore, questo volevo Poi dire a invece questo. un'altra cosa magari un po' più Ok, non so, dimmela dai, perché poi ti senza far sento, venire sì, fuori giustamente. nessun casino. No, vabbè, settimane fa c'era stato anche qualche piccolo screzio con Giulio, no? Sì. Com'è andato a finire? Non vi siete chiariti magari? Che ne Ma so, non Giulio, ci, io vi siete non ho scritti? mai la verità. Cioè, mi è andata via, era andata Ah, via la settimana sì, scorsa. tranqui, tranqui. Non ho mai avuto nessuno. Sotto, non capisco come. Ci sta. Non ho mai avuto nessun tipo di problema con Giulio. Ci sono caratteri e caratteri. Lui ha Certo. il suo carattere molto irruento, molto. Ma magari sotto sotto è anche debole, magari. Ok? E fa vedere magari una maschera che Per magari protezione e difesa. per protezione. E c'è stato nessuno screzio, le cose che io avevo detto si sono avverate, ma sono problemi, a me non mi interessa niente, cioè a me non mi importa di mettere zizzania o non mi importa. Però No, l'importante è no, ma che lo era, so. cioè, era un'opinione, tanto comunque personaggi pubblici, quindi ognuno si fa l'idea sua, poi che sia vera o Si non fa vera, l'idea sua, eh? Ognuno si fa la sua vita, ognuno ha i suoi, insomma, obiettivi nella vita, ognuno fa quello che può per aiutare, insomma, la comunità. certo. Ti è E niente, dispiaciuto per nulla con Giovanna? Giulio.
Spero che lui stia bene, spero che lui stia bene, che sta andando bene la sua relazione con Giulia. Sono molto carini, ho visto qualche foto che è uscita sui social, sono molto carini. Giovanna è una bravissima ragazza, è una bella e brava ragazza, una bella e brava ragazza. Io ho avuto modo di conoscerla poco, però deve andare avanti, è una ragazza che ha tanto da dare, quindi sono contento per l'opportunità che ha avuto. Ecco, sono proprio contento. Spero possa trovare qualcuno alla grande. Ci sono due persone che voglio molto bene all'interno del programma. Una persona che si chiama Sammy, The Voice, che è un mio caro Sì, è amico. corteggiatore adesso. Sì, ho E lui visto. è corteggiatore, quindi sono proprio Sì. contento. Se vanno avanti e se lei dà modo a lui di farsi, insomma, di farsi conoscere. E un altro è Giovanni Arrigoni, che sta corteggiando Tutto quel l'altra casino con ragazza. Serena. Che macello. Vabbè, però penso che abbia chiarito tutto, insomma. Quindi adesso sta continuando il percorso con... Che poi tutti e due corteggiano la stessa? Adesso No, non no, vorrei... no, 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 una no, 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 Sara, una Giovanna. Giusto, Sammy corteggia Giovanna e giusto, l'altro Sammy. giusto, giusto. Ok, invece l'altro Alessandro l'hai più sentito? Sì, lo sento tutti i giorni. Lo sento tutti i giorni perché abbiamo legato Una bella tanto, amicizia, si vede. mi Cioè, ricordo traspare quando. proprio alla No, gente. sai cosa, già quando io ero sul trono, molte volte non veniva visto, ma con lui già c'era una. Non parlavamo, ma ci intendevamo dagli sguardi, dalle cose, L'intesa. così così. E poi un giorno ci siamo incontrati e da là è nata l'amicizia proprio. È un bravo ragazzo, Alessandro è un bravo ragazzo. Sì, è È vero, proprio un bravo ragazzo e merita anche lui tanto. Merita anche lui tanto. Guarda, io nella vita non ho mai detto a nessuno, cioè nel senso non ho mai mandato male a nessuno, ho sempre cercato, anche alle persone che mi hanno fatto male nella vita, ho sempre dato perché torna, credimi, torna, tutto torna. Se fai del bene, arriva del bene, se fai del male, arriva male, credimi. E l'ho provato, l'ho potuto provare sulla mia pelle, quindi faccio sempre bene a tutti. Qualsiasi cosa Ok. posso fare lo faccio. E niente, insomma, Lorenzo, sono contentissimo per te, per quello che stai facendo. Grazie, Sei un grazie. No, grande, io sto a bravissimo, posto io ti così, ora seguo. quello che ti dovevo chiedere io, quello che mi hanno detto anche le persone di chiederti, ho chiesto tutto. Quindi, a Va posto bene, così. Lorenzo, va benissimo.